È una delle zone meno conosciute del Friuli Venezia Giulia, però è un territorio tutto da scoprire, per benessere, per cultura, per armonia e anche per turismo enogastronomico. Sto parlando della Carnia, con la sua capitale Tolmezzo e le sue terme, Arta Terme. Venite a scoprire con noi. Per scoprire la Carnia non potevamo che scegliere un personaggio migliore del presidente Tondo. Insomma, lui è un carnico doc. Presidente, venire in Carnia vuol dire venire a scoprire tante alternative per un turismo mirato, ma soprattutto di qualità. Beh, la Carnia è una terra che è sottovalutata e meno conosciuta di quanto meriterebbe. È una terra che è rimasta ancora intatta, in cui ci sono paesini che vanno visti, ci sono delle bellezze naturali costruite dall'uomo che sono parte di questa storia, di questa nostra comunità. Insomma, vale la pena di conoscerla. Io credo che, essendo anche abbastanza vicina ai grandi centri, un weekend in Carnia è assolutamente degno di attenzione. Intanto abbiamo degli impianti sciistici che sono allo Zoncolan, a Forni, di assoluto livello. So di persone che sono venute a sciare qui e si sono stupite di aver trovato la qualità. Abbiamo le terme di Arta che sono ripartite anche grazie al lavoro che è stato fatto in questi ultimi mesi da Francesca Bruni, da un gruppo di collaboratori che sicuramente avranno un'opportunità di presentarsi su mercati più vasti. E poi abbiamo paesi, abbiamo passeggiate, abbiamo trekking, abbiamo anche cose di nicchia, cavalli, qualità della ristorazione, insomma c'è un po' di tutto. Ecco, io credo che in Carnia si possa trovare la dimensione in cui nello spazio temporale ristretto si può avere una opportunità notevole, musei, percorsi della guerra, luoghi del culto, della religione, insomma l'elenco sarebbe lungo e tutto questo è incastonato in paesini, in vallate, in situazioni di carattere naturale che danno una magia a tutto questo e mi pare che questo sia il vero valore aggiunto. Magari poi non avremo grandi strutture turistiche di quinta classe, di 5 stelle, eccetera, però la dimensione naturale è molto più forte. In un momento in cui si riscopre il gusto della natura, il piacere della passeggiata, del riposo, anche della meditazione, beh, insomma, la Carnia è una valida opportunità. Massimo Peresson, presidente di Carnia Welcome. La Carnia è composta da vari paesi, da varie bellezze e da varie vallate. Sono 5 le vallate come le dita di una mano, con la stessa forma, con la base Tolmezzo e poi partono da lì tutte le vallate, si arriva in paesi che sono ancora rimasti con l'architettura, con le tradizioni come 100, come 200 anni fa. Sauris è una chicca, è l'Arcadia di quello che può essere ciò che ci si immagina il paesino da presepio, la sua architettura è rimasta integra, ma non solo architettura, non solo bellezza paesaggistica, ma c'è anche il prosciutto, lo speck, la birra di Sauris e tutti i prodotti che vengono dalla salumificazione. Se poi ci allunghiamo e andiamo avanti, arriviamo sempre facendo una traversata alta, arriviamo a Forni a Voltri. Forni a Voltri e il biathlon, i campioni dello sci di fondo, da quest'anno la spista di Schirol e poi anche i frutti di bosco, i chialcionzi. Forni a Voltri sono una delle peculiarità di questo paese, ai piedi della montagna più alta del Friuli Venezia Giulia, il Koglians. Grazie Massimo per questo tuo meraviglioso excursus nella Carnia, però adesso andiamo e tuffiamoci in questo evento gastronomico così importante, l'Ospergot. Chi meglio di Paolo Marchi poteva parlare proprio in occasione di questo evento dell'identità che rappresenta proprio la Carnia? Per me la Carnia e il Friuli è facile, è stata la seconda regione invitata a identità golose. Prima a tavola parlavamo di tutte le realtà industriali che ci sono in questa zona intorno a Tolmezzo. Poi ci sia anche la capacità sul cibo di valorizzare quello che uno ha. Vieni qua e trovi fagioli di una certa zona, l'anatra, i funghi, però tutte presentate con uno stile. Si parlava prima con la figlia di Gianni Gosetti, Anna. È giusto che sia così. Molto spesso una volta uscivi dall'autostrada verso Treviso, verso l'Austria, e trovi trattorie, magari ti danno da mangiare alle 7 di sera, 8 e mezzo già chiusi. Cioè non c'era ancora quel concetto di ospitalità verso il turista che caratterizzano altre zone d'Italia, che invece adesso sta venendo fuori, perché comunque il mondo è diventato più piccolo per i mezzi di trasporto, per la TV, per la radio, per internet. E a questo punto, quando tu scopri che tutto il mondo mangia gli hamburger,
per dire, o beve la Coca-Cola, è anche giusto che uno dica, vabbè, questa è la cosa quotidiana, poi vediamo cosa sappiamo fare noi, no? E allora è bello, cioè, trovare dei cuochi oggi, questi che abbiamo mangiato, che portano i loro prodotti, però fatti in un modo leggero, piacevole, cioè a un livello superiore, ed è una cosa molto molto moderna, per cui meno per quelli che erano al mio tavolo così erano veramente contenti. Gioacchino Bonsignore, questa giornata qui in Carnia sicuramente ti ha portato a scoprire dei nuovi gusti. Sì, nuovi gusti, ed è stata una straordinaria sorpresa, perché abbiamo sentito spesso in queste giornate parlare della riservatezza della gente carnica. E se ne parla spesso a volte come se fosse un difetto, ma in questo caso io direi che è assolutamente un pregio, perché questa riservatezza ha portato a tutelare questo patrimonio enogastronomico e farlo arrivare intatto e con tutti i suoi gusti più reconditi fino a noi. Ovviamente la Carnia è una parte del Friuli Venezia Giulia che in effetti non è molto conosciuta. Cos'è la cosa che ti ha più impressionato? Beh, insomma, adesso fare un elenco delle cose belle che ci sono qua, secondo me è impossibile. Chiaro che c'è un rigore, un ordine, un amore, devo dire, ecco, forse questo, l'amore verso il proprio territorio, che a volte forse può sfiorare addirittura la gelosia verso questo territorio. Questo è veramente un dato impressionante e trovo molto positivo delle persone che vivono da queste parti. Può essere forse un'arma, un valore aggiunto, questo da offrire anche per un turismo da portare proprio qui in questa zona del Friuli Venezia Giulia? Beh, ma assolutamente, perché il rigore si accompagna con la capacità di accogliere, no? Essere rigorosi significa essere precisi in tutto quello che si offre, non offrire mai un'immagine distorta di sé, del proprio territorio. Credo che questo è quello che le persone cercano. Oggi il turismo si muove molto anche per percorsi enogastronomici, ma non solo. In Carnia ci sono straordinari paesaggi, c'è una natura incredibile, grande storia dell'arte, grande storia anche industriale di questo paese. Ci sono tantissime cose da scoprire e credo che saperle offrire con rigore credo che sia una garanzia per tutte le persone che hanno voglia di venire qua a visitare e scoprire questa zona. Assessore Seganti, insomma, la Carnia si desta dal torpore ed esordisce con un evento, lo Spergot, per dare risalto a questo territorio da rivalutare. Beh, è sicuramente un territorio ricco di sorprese, ovviamente un territorio montano che però offre anche turismo termale con altra terme, propone una serie di località turistiche dallo Zoncolan al Varmost, quindi Ravascletto e Forni, ma poi dà anche quel senso di poterlo scoprire anche nelle mezze stagioni, anche d'estate, attraverso iniziative quale l'albergo diffuso e sicuramente delle capacità gastronomiche come lo Spergot mette in risalto, di tante produzioni dal prosciutto di Sauris a tante produzioni locali. Beh, in effetti il turismo del Friuli Venezia Giulia sta diventando un'arma assolutamente vincente anche per quello che può essere l'economia, quello che può essere anche il futuro, proprio la prospettiva del turismo del Friuli Venezia Giulia. Beh, sicuramente tra le varie attività produttive quello che è il grosso pregio del turismo è che è un'attività non delocalizzabile per sua definizione, quindi anche tutti gli investimenti che il pubblico fa all'interno di questo settore portano delle ricadute e comunque un arricchimento complessivo delle nostre terre. E il Friuli Venezia Giulia è sicuramente ricco anche di quei paesaggi molto, molto variegati che possono destare lo stupore di dire sono venuto in Friuli Venezia Giulia e non me l'aspettavo così. Così, però ci ritornerò. Ebbene, dopo aver assaporato tutte queste prelibatezze della Carnia, non ci resta che andare a smaltire un po' di calorie nelle piste da sci.